E Radio Radicale, torniamo a parlare di dossieraggi. Lo facciamo con Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia, al quale insomma chiedo di dare un commento sul modo di porsi del magistrato Laudati nei confronti di questa inchiesta. Ieri ha parlato il suo avvocato che ha ribadito le difficoltà di Laudati di confrontarsi ancora apertamente con i giudici che stanno indagando su questa vicenda a Perugia. Allora, che cosa sta succedendo? Ci sono state anche le parole di Striano. Le volevo chiedere una valutazione su come si sta mettendo. La mia valutazione è una valutazione tecnica e una valutazione politica. Laudati ha certamente, come tutti i cittadini italiani che sono sottoposti a un procedimento penale, nel momento in cui viene disposto l'interrogatorio, ha la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere. È una strategia processuale che non significa nulla, né colpevolezza né innocenza. Mi piacerebbe però che questo mio pensiero maturo e di garanzia lo avessero i colleghi di Laudati o Laudati stesso nel momento in cui indagati laici, diciamo, non appartenenti alla magistratura, dovessero scegliere la facoltà di non rispondere. È prevista dal nostro ordinamento ed è una scelta tecnica. Certo, la cosa che mi sorprende e mi sconcerta, devo dire, sono le dichiarazioni a margine. Nella sede istituzionale, che è il procedimento, ci si avvale della facoltà di non rispondere, salvo poi a riferire circostanze certamente rilevanti ai fini delle indagini, a margine, così come abbiamo letto e ho letto. Allora, che cosa è stato detto a margine che l'ha fatta saltare dalla sedia? Non dico dalla poltrona perché. Non è una questione di merito, è una questione di metodo. È difficile che io possa saltare su una poltrona dopo 40 anni d'avvocatura, perché ne ho viste di ogni tipo. Il problema è il metodo. Non ci si può avvalere nella sede istituzionale Della facoltà di non rispondere e poi di far sapere ad e poi di far altri. sapere, mandare non voglio dire dei messaggi perché è un termine forte, delle notizie trasversali, ecco, dico meglio, attraverso altri canali che non sono quelli del procedimento. Quindi questo mi sorprende e mi sconcerta forse, sì, perché chi è stato sotto procedimento penale, che ha voglia di parlare, che ha voglia di chiarire, che ha la necessità di rendere evidente quello che per altri non è, lo fa nella sede istituzionale, non a margine del processo o fuori dal processo. Vuole dire qualcosa su come si è autodifeso Striano? Che insomma è apparso dalle di sue stesse dichiarazioni come una vittima di una macchinazione un po' più grande di lui. Rispondo sempre tecnicamente. Se Striano fosse stato incapace di intendere e di volere, allora questa era una buona tattica, una buona strategia. Io non capivo quello che facevo, altri me lo ordinavano. Addirittura nel nostro ordinamento ci si può sottrarre ad ordini superiori legalmente dati, o comunque una esimente del nostro ordinamento, se non ricordo male. Quindi Striano ci viene a raccontare la storiella che sono stati altri. No, non funziona così, perché esiste nel nostro ordinamento anche una norma, che è l'articolo 110 del codice penale, che prevede il concorso nel reato. Cioè, non è che perché agiva in nome e per conto va esente da responsabilità. È un concorso, se per carità noi siamo Forza Italia, quindi il partito delle garanzie per tutti. Però mi pare una strategia
strategia difensiva improvvisata, però ovviamente bisogna leggere le carte, certamente anche la mia intervista può essere improvvisata, perché per parlare con cognizione di causa bisogna conoscere bene le carte processuali. Senta, Caffiero de Raho, secondo lei, da quello che abbiamo, poteva essere, diciamo, poteva essere a conoscenza di tutte queste cose, perché abbiamo visto che qualcuno l'ha, diciamo, tirato in ballo. Allora volevo chiederle se si è creata una situazione un po' strana, per la quale lui ovviamente in commissione antimafia non può essere audito, perché fa parte della commissione antimafia, è vicepresidente, però è una situazione un po'... Guardi, io non so se Caffiero de Raho era a conoscenza. Sembrerebbe, da quello che dicono gli altri, che lo accusano che era a conoscenza, però ripeto. Ecco, però sì, ecco, okay, intendo certo, precisare certo, questo. Certo. Io posso dire cosa avrei fatto io al posto di Caffiero de Raho. Ovviamente non andavo in commissione, ma queste sono scelte soggettive. Non c'è un impedimento tecnico circa l'istituto della incompatibilità. Se ci sarà, ovviamente qualcuno lo solleverà, però esistono anche le ragioni di opportunità, ecco, io mi appellerei a queste in un momento come quello che stiamo vivendo, vista anche la delicatezza assoluta della vicenda. Lui quindi dovrebbe fare un passo di, come dire, di chiarimento, insomma, anche perché insomma, se qualcuno lo tira in ballo, lui dovrebbe... Guardi, ripeto, io posso fare in questo momento dei ragionamenti di carattere generale, perché mia abitudine è disquisire sempre con cognizione di causa. Dovrei conoscere le carte. Possiamo rinviare questo nostro appuntamento quando tutto sarà disvelato. Ricordo a me stesso, ed è questa un'altra anomalia che sottopongo alla sua attenzione e all'attenzione di chi ci sta ascoltando. Certo. Noi siamo in una fase procedimentale, che è quella delle indagini preliminari, che è segreta per definizione. Quindi cosa sta accadendo tecnicamente? Io, da uomo di diritto, da addetto ai lavori, non lo sto capendo. Perché? Perché intanto andava tutelato l'inquinamento probatorio, andava tutelato il pericolo di reiterazione del reato. Io credo che non siano stati tutelati questi due istituti, queste due esigenze cautelari, dico meglio, previste dal nostro ordinamento processuale penale e in particolare dall'articolo 274. Io, così al lume di naso, come avviene in tutti gli altri processi, in tutti gli altri processi nazionali, avviene che la prima preoccupazione è quella di tutelare e salvaguardare le indagini e il pericolo che possa essere reiterato il reato. Lei crede che in questo caso è stato fatto? Beh, a invarianza normativa, se non ci sono delle regole chiare per l'accesso... Le regole sono chiarissime. Okay. Esiste anche una norma positiva, che è l'accesso abusivo al sistema informatico. Certo. Quindi se c'è stato un accesso abusivo al sistema informatico, è quasi cartolare la responsabilità. Io entro con le mie credenziali abusivamente, perché non c'è un procedimento o una ragione tecnica per entrare nel sistema, dunque commetto un reato immediatamente, istantaneamente. Anche se non potevo essere solo. Ma questo è un problema di concorso. Certo, certo. Non ha nessuna importanza tecnicamente. Okay. Io entro nel sistema informatico abusivamente, dunque commetto un reato previsto dal nostro ordinamento positivo. Dopodiché, se sono ancora in servizio, ne posso commettere altri. Non necessariamente di accesso abusivo, ma se ho la tendenza al crimine, posso commettere altri reati se sono in servizio. Se mi avvisano, posso cancellare SMS, WhatsApp, messaggi, posso condizionare... Posso inquinare, certo. Posso inquinare le prove, ma dico, che procedimento è questo? Io, da addetto ai lavori che non conosce le carte, osservo e dico, ma che procedimento è questo?
dove tutto avviene al contrario, o comunque sta avvenendo al contrario. Ripeto e ribadisco, siamo nella fase delle indagini preliminari. Le indagini preliminari, per definizione, fino all'avviso di conclusione, ex 415 bis, sono segrete. Quindi che cosa sta avvenendo? Io sono un po' frastornato, devo dire la verità. Ho capito. Va bene, speriamo che quello che ha detto lei non sia il preludio di un mancato chiarimento su questa vicenda. E noi ci risentiamo poi per fare un punto su come andranno le cose. Io intanto la ringrazio per le valutazioni che ha fatto a Radio Radicale sugli ultimi sviluppi sulla vicenda dei dossieraggi. Grazie a Tommaso Calderone, grazie. Capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia.